Ciao amici, questo video è per presentarvi il mio nuovo progetto che si chiama Terra 6138. Fateci un salto, è appena uscito il primo di 5 video di divulgazione scientifica, sono prodotti da me e all'interno però parlerà Fede, che avete già visto in un video qua sul canale e vi faccio vedere qua un piccolo promo della prima puntata. Io ve lo dico, è una figata della Madonna. Ne sentirete parlare per i prossimi anni. Allora, partiamo immediatamente. Questa volta, questa puntata, parleremo della luce. Parleremo della luce da un punto di vista fisico, quindi che cos'è la luce, come funziona e anche perché determinate cose hanno un determinato colore, come per esempio risponderemo alla domanda perché il cielo è azzurro, che è una domanda molto infantile ma allo stesso tempo non semplice come risposta. E fino a vedere le caratteristiche della luce, quindi tutto ciò che la luce ha come conseguenza del fatto stesso di essere luce. Ma la prima cosa che ci chiediamo è quando la prima volta è comparsa la luce nell'universo. Quindi facciamo un po' di storia della luce. La prima comparsa della luce dell'universo la si vede bene, cioè si riesce a capire il nostro universo guardando quello che si chiama calendario cosmico. È un calendario che divide tutta la durata dell'universo in un calendario ordinario, quindi di 12 mesi. Mezzanotte del 1 gennaio è il Big Bang e mezzanotte del 31 dicembre è il momento attuale. In questo calendario, che quindi è un calendario che copre 13,8 miliardi di anni, che sono l'età dell'universo, abbiamo il Big Bang a mezzanotte del 1 gennaio e questo, cosa succede all'interno di questo calendario? Esplode il Big Bang, scoppia questa enorme esplosione. Che cosa fa? Genera particelle, atomi, un casino della miseria, ma la luce, nei primissimi istanti dell'universo, non si riesce a percepire perché è talmente denso, talmente compatto, talmente pieno di particelle ionizzate che la luce viene emessa e riassorbita in tempi brevissimi e quindi l'universo si dice che è opaco, cioè non permette alla luce di muoversi. Se foste stati presenti là, cosa molto difficile, non avreste visto altro che una nebbia giallastra che vi circondava, basta, ma non avreste visto a più di distanza di qualche metro. A quel punto, dopo che la temperatura scende, dopo 380.000 anni circa, e sul calendario cosmico sono 14 minuti, 15 minuti, quindi da mezzanotte del 1 gennaio, 15 minuti dopo, l'universo si raffredda abbastanza e c'è quella che si chiama ricombinazione, quindi gli atomi smettono di essere particelle cariche, quindi elettroni e protoni e basta, diventano atomi neutri e la luce inizia a viaggiare. Però non ci sono stelle, perché non c'è niente all'inizio, quindi l'universo per un periodo rimane buio completamente. Piano piano, piano piano, verso il 10 gennaio, quindi non ho voglia di fare il calcolo, 10 gennaio, le stelle iniziano a, cioè le nubi di gas nell'universo iniziano a collassare, iniziano a formare le prime stelle che iniziano a produrre luce e quindi l'universo a quel punto inizia a diventare luminoso, pur essendo buio.